un certo tipo di percorso, un certo tipo di consapevolezza, di ascolto, di processo che una persona fa dentro di sé, può fare la differenza nella qualità della vita. Cioè, se una persona vive la propria vita così, inconsapevolmente, cosa vuol dire inconsapevolmente? Che non si pone delle domande, non si chiede perché succedono certe cose nella sua vita, non si chiede perché soffre, non si chiede perché certe relazioni non funzionano, colpevolizza sempre l'esterno, cioè è sempre colpa degli altri. Il motivo per cui lui sta male è per via della società, per via del mondo come sta funzionando, per via della persona sbagliata che ha incontrato, mancanza di soldi, mancanza di tempo, mancanza di qualche cosa che dipende comunque sempre da qualcun altro. Scegliere di essere consapevoli, di essere, di aprire un processo all'interno di noi di cambiamento, significa attingere a un ascolto e nell'ascolto arriva l'attenzione, cioè l'attenzione è quello strumento che ci permette di entrare dentro al mondo inconscio e dire guarda, qui c'è questo, qui c'è questo e qui c'è questo, quindi far diventare quel mondo apparentemente inconsapevole o comunque magari in questo momento inconscio, farlo diventare un mondo consapevole, un mondo luminoso, un mondo che non è più contro di te, ma diventa qualcosa che puoi gestire, perché nel momento che sai che guarda, lì c'è questo e lì c'è questo, allora vuol dire che tu puoi maneggiare, puoi gestire, puoi controllare quelle cose che prima ti mandavano effetto, ti mandavano in una condizione di subire qualche cosa. Quello che io propongo alle persone che desiderano fare un percorso è la scienza dell'essere e dell'esistere. Scoprire chi è questo essere, che è già il primo passo importante, e in che modo posso esistere completamente, perché tutto ciò che viviamo come barriera, come difficoltà, è in effetti un ostacolo, un limite al nostro esistere, al nostro manifestarci, attraverso l'attenzione e attraverso un metodo. L'attenzione è lo strumento attraverso il quale utilizziamo un metodo. Quindi se io porto e riesco a portare l'attenzione al mio interno e ho un metodo per portare chiarezza al mondo inconscio e discreare o svincolarmi o liberarmi da quei codici, da quei circuiti che oggi mi tengono intrappolato, ecco che faccio qualcosa di straordinario nella mia vita perché libero, ok, me stesso dalla prigione che io stesso ho creato inconsapevolmente. Quindi nel momento che io ho l'attenzione e ho uno strumento, comincio ad accorgermi di avere le chiavi per aprire quella prigione. Ed è lì che inizia il bello e la scoperta del esistere. Questa è la scienza dell'esistere, la scienza dell'essere, ossia scoprire chi sono, e la scienza dell'esistere, scoprire come mi manifesto completamente. Abbiamo persone che vogliono arrivare a quella pace interiore, vogliono dissolvere la mente e vorrebbero stare lì dove la mente non c'è più. Ma se poi questo essere non è in grado di esistere, cosa, come facciamo? Scopri che sei il divino, scopri che sei l'anima e poi non sei in grado di procurarti il cibo per sopravvivere oggi, ok? Non sei in grado di procurarti un lavoro, non sei in grado di avere una relazione chiara con qualcuno. Vuol dire che non c'è capacità di esistere. Quindi abbiamo una medaglia che è composta da due parti, essere e esistere. L'esistere ha a che fare con fare e avere, l'essere ha a che fare con chi sei tu. Questa scienza si studia qui, nella nostra scuola, si studia qui nei nostri percorsi e cambia la vita alle persone, alle persone che vogliono cambiare la loro vita. Io posso fare molto per te, ma quello che posso fare è soltanto darti gli strumenti
per far sì che tu liberi te stesso. Io non posso fare il miracolo di dire ok, ti con una parola sblocco le tue energie represse o con una magia, ok? Questa non è la scuola delle magie, ma è la scuola dei maghi, cioè la scuola in cui diventiamo maghi della nostra vita, diventiamo noi la magia, scopriamo di essere noi quella magia che stiamo cercando dagli altri. Essere magia vuol dire aver compreso e integrato completamente la scienza dell'essere e dell'esistere.